Bentornati all'Arberry Unboxing e questa volta facciamo un unboxing veramente grosso, ragazzi. È arrivato questo bel paccotto dal meraviglioso mondo di internet. È arrivato questo bel pacco. Noi adesso armati di taglierino, forbici e quant'altro, andiamo a cercare di aprirlo. Vediamo un po' che cacchio contiene. Ebbene sì, ragazzi, questa è una cosa che io volevo già comprare l'anno scorso, quando è uscita. Questa cosa che non è uscita, ma è uscita l'anno scorso. La volevo già comprare. Però un po' il prezzo proibitivo, un po' il fatto che io questa cosa non la posso usare in teoria, perché comunque questa è una cosa che alcuni, molti che l'hanno provata, hanno detto che provoca motion sickness. Che vuol dire? Vuol dire che ti fa venire mal di mare, in molti giochi fa venire mal di mare sta cosa. E io già soffro di mal di mare per cavoli miei, nel senso che io, visto che sono zombie gamer, visto che sono zombizzato, ragazzi, in pratica io ho sbandamenti e perdita di equilibrio e problemi vari di mal di mare anche quando cammino normalmente, anche quando sto fermo. Figuriamoci quando uso un aggeggio di questi. Adesso avrete già capito di cosa si tratta da questa breve descrizione che ho fatto. Andiamo a vederla. Eccolo qui, vediamo una scatola bianca. Allora, questa la leviamo da mezzo. Questa è una scatola totalmente bianca. Cosa sarà? Giriamola. Si vede un codice a barre, delle illustrazioni. Che caspita, eh? Che caspita, eh? Adesso la giriamo. Ebbene sì. PlayStation VR più PlayStation Camera più PlayStation World. Questo qua è il bundle che è uscito di recente con tutta questa bella roba. Adesso noi andremo ad aprirlo. Eccolo qui, armati di forbicine. Andiamo ad aprire questo. Eccolo qui. Vediamo un po' se in camera si vede qualcosa, perché io... Ah, sembra molto piccolo in camera, in realtà tanto piccolo non è, come vedete, è abbastanza grande. Vediamo un po' di mettere a fuoco meglio se ci riesce. Riesce? No, non lo so. Comunque andiamo ad aprire, vediamo cosa ci si c'era all'interno di questa scatola appena arrivata. Niente, iniziamo a aprire, mannaggia, aprite. Piano piano, senza, io vorrei non danneggiare la scatola se possibile, ma è chiusa in una maniera talmente strana. Oh, sono riuscito. Ah, si apre al soffitto, dietro c'è della roba strana, guardate, c'è il simbolo PlayStation. Che strana sta scatola, veramente, ragazzi. Adesso la apriamo così. Eccolo qua. Dentro c'è un'altra scatola, proprio tipo matrioska. Ecco qui, questa la poggiamo di lato. Vediamo, c'è un'altra scatola col simbolo PlayStation, eccola. Adesso io vorrei aprirla, però c'ho paura che casca tutto, quindi apriamola così. E c'è il simbolo PlayStation VR, guardate. Ma come si apre questa scatola? Non si capisce, è un casino. Ragazzi, veramente questa scatola è un mistero come si apre. Dietro c'è una corda, quindi neanche si può aprire così. Andiamo a vedere dentro. C'è questo è un manualone praticamente, che ti spiega come si attacca, perché i cavi sono un casino, sto PlayStation VR. E ci sono tre scatolette. Allora, vediamo un po', io ma non so, magari mi tocca aprire, tocca alzare qui per farvi vedere queste tre scatolette. Ecco, scatola 1, scatola 2, scatola 3. Non sono Gerry Scotti, sono semplicemente un giocatore che sta cercando di capire come cacchio si installa sto... Ed è pieno di cavetti, perché questi qui vanno... Questa è la scatola 1, questa è la scatola 2 che si apre così. No, attenzione. La scatola 3, ecco qua c'è lo scatolotto, quello che si attacca alla PlayStation. È una scatolotto di segnale video. Qua c'è il demo disc, eccolo qua. Ecco, che altro c'è qua? Qua ci sono dei manualini, guardate, pieno di manualini, un sacco di manualini, ma proprio tanti, tanti. Poi qui c'è un pannetto per pulire lenti ecco, è sigillato, ma è un pannetto di tipo screen cleaner, è un pannetto per pulire le lenti, penso. Poi qua c'è il disco di VR Worlds, il gioco che poi in realtà sono tanti minigiochi, è una specie di demo avanzato se vogliamo, super demo, con dentro altri minigiochi. Poi altri cavi, numerati ovviamente perché uno non si deve confondere quando... perché ci sono talmente tanti cavi per questo PlayStation VR che uno non si deve confondere. Allora ragazzi, questo... Oddio, arriva il caschetto ragazzi, non ci si può credere, qua dentro c'è il caschetto. Guardate qua, cioè aspetta, richiudiamo un attimo per farvi capire, questo è tipo scrigno, vedete? È un casino. Si apre così, ecco dentro c'è sta sto coso, vabbè. Comunque, adesso andiamo a aprire, questo qui è il caschetto che adesso noi rimuoviamo lentamente, rimettiamo a posto la telecamera se possibile, se ci riesce, no non ci riesce.
Allora, questo è il caschetto, eccolo. Vediamo se riusciamo a vederlo. Cioè, va incastrato nel cartone, questo caschetto. Cioè, c'è il cartone proprio incastrato. Ci leviamo il cartone. Eccolo. Apriamo questa cosa qui. Oddio. È una cosa fantascientifica, questo caschetto. Guardate qua, allora. Questo qui è un altro cavo che va attaccato allo scatolotto, presumo. Ed ecco finalmente in tutto il suo splendore il caschetto del PlayStation VR. Lo vedete? È bellissimo, veramente bello. Poi questo ovviamente si illuminerà perché la camera, la PlayStation Camera, deve. Questo qua è l'interno, vedete le lenti, non so se si riescono a vedere, c'è cioè il paranaso. C'è tutta questa serie di cavi, cavetti, cavettoni. Ovviamente questo andrà prima installato e poi anche tarato, perché va tarato sull'ottica delle persone, perché voi sapete che ogni persona ha la distanza fra gli occhi leggermente diversa da una persona all'altra. Quindi per vedere ottimamente, avere il meno possibile mal di testa, che nel mio caso è vitale, perché io ci potrei morire dentro a sto coso, è necessario tarare l'ottica. Molti che hanno comprato PlayStation VR non hanno fatto questa cosa di tarare l'ottica, che si fa nelle opzioni della console, ed è per questo che si sono vomitati l'anima e poi se lo sono rivenduto. Quindi io spero di non fare lo stesso errore. Adesso però non vedo qui la PlayStation Camera. Dove cacchio sta questa PlayStation Camera? Abbiamo visto tutto. Dov'è? PlayStation Camera, dov'è? Sarà questa? Questa è la PlayStation Camera? Non credo. Vediamo un po' se qui dentro nel primo scatolotto ce l'ha. Eccola, eccola. Nella prima scatoletta, la scatoletta 1, come vedete, dentro c'era eccola qui, la PlayStation Camera. Eccola qui, con lo stand anche, che adesso andremo ad aprire. Allora, questa è la PlayStation Camera versione 2. Eccola qui, sembra ET, invece no, è una telecamera. E c'è anche uno stand che viene usato per attaccarlo sopra la TV, immagino. Qua nella seconda scatoletta invece qui abbiamo come cacchio si chiama? Lo scatolotto, quello che fa i calcoli, che manda il segnale al caschetto e tutto quanto. Eccolo qui, non so se riuscite a vederlo, ma c'è un unboxing è tragico, veramente sono malissimo. Sembra, come vedete, una sorta di PlayStation 4 in miniatura. Eccola qui, somiglia a una PlayStation 4 in miniatura, come vedete è fatta di due parti che qua scorrono, non so perché, non me lo chiedete, devo ancora capire come si fa. Poi dietro c'è anche una ventolina, come vedete, riuscite a vederla? Vediamo un po' se riesco a mettere a fuoco. C'è una ventolina che fa capire che qui dentro c'è un qualche processore che fa qualche cosa, la faccio. Allora. È un casino sto coso. Va bene. Allora adesso io proverò a montare il tutto e noi ci vediamo dopo che ho montato il tutto, magari faccio una breve prova con questa gigia della realtà virtuale. A tra poco, ragazzi. Ho attaccato lo scatolotto e già vedete che brilla di luce propria, è senziente, tipo al 9000, quello di 2009 nello spazio di Kubrick, e io ho l'impressione che mi voglia uccidere in qualche modo. Comunque, in qualche modo, non mi faccio del groviglio di cavi che sta dietro sto casino, ho dovuto attaccare 20.000 cavi per attaccare sto cacchio scatolotto. E non è finita, perché adesso andiamo ad attaccare questi due spinotti, eccoli qui, che servono poi ad attaccare questo lunghissimo cavo di gomma, il numero 4, a cui andrà attaccato l'headset. Adesso io vado a inserire questi due spinotti. Come cacchio si mettono? Allora, questo è un cavo HDMI. Allora, questo qui è un cavo HDMI, lo ficchiamo dentro regolare, così. Niente, sto fa un casino, ragazzi. Ecco, questo è un cavo tipo HDMI, l'abbiamo ficcato dentro. Ok. Poi quest'altro qui è un cavo molto strano, che io non ho mai visto proprio in vita mia un cavo del genere. E lo ficchiamo dentro. Un cavo proprietario, quindi un cavo proprietario, diciamo così, proprietario, in realtà è un cavo alieno. Mannaggia, un casino, ragazzi. Per fare la ripresa mi sto impiccando. Vabbè, ecco, abbiamo ficcato il cavo. Adesso questo lunghissimo cavo, che adesso andiamo dove va a finire, ecco, non finisce mai, un cavo lunghissimo, che adesso andrà attaccato al cascotto virtuale. Tramite questo spinotto qui, questo no, questo spinotto che dobbiamo ancora scartare, che
È come vedete, protetto perché probabilmente è una tecnologia aliena che non deve essere divulgata, ma che ne so. Vabbè, a tra poco. Ok, abbiamo acceso la PlayStation 4 e adesso il mitico caschetto, eccolo qui, lo andiamo ad accendere con il bottone apposito che sta qua, sta su questo sul cavo, c'è cioè il bottone che è questo qui, il primo. Andiamo ad accenderlo, vediamo se si accende. Si è sentito un beep. Allora, niente, già ci dà errore. E aggiornare il dispositivo software della PlayStation VR alla versione 3.10. È come se non bastasse, scarica pure delle patch a dei giochi. Vabbè, buonanotte, facciamo aggiorno adesso. Se è partita la configurazione del caschetto. Infatti, il caschetto, anche se davanti è spento, come vedete, sul retro si sono accese due lucette blu, eccole qui, proprio spaziali. Adesso noi andiamo a vedere cosa dobbiamo fare per configurare questo benedetto PlayStation VR. Ok, mal di mare, disturbi, sì, lo sappiamo già, grazie. Già ci soffro. Buon divertimento. Quindi sono in realtà virtuale, ragazzi. Vedo uno grande schermo di fronte a me. È come quello della PlayStation, ma è gigantesco. È come se ci avessi davanti un, non lo so, un 70 pollici, che cacchio ne so. Vabbè, adesso andiamo nella lista dei giochi VR e c'ho parecchie demo da provare, come vedete, c'è un sacco di demo di roba da provare. Proviamo The Playroom VR, vediamo com'è. Ah, sto anche scaricando una versione successiva, però adesso noi ci accontentiamo di questa. Sento solo a sinistra, già la storia. Oddio. Adesso io devo tenere il. Iniziamo. Perché sento solo a sinistra, però? Ora sento bene. Devo andare più avanti? Oddio, sto sbattendo contro la scatola. Oddio, sto sbattendo contro la scatola del PSVR che sta. Mi sa che devo abbassare la telecamera, se no non ce la farò mai. Allora, tasto di sgancio. Ok. Adesso dovrebbe andare bene. Ok, ci sono ragazzi. Dai, dai. Eccomi. Il controller con la barra luminosa. No! Vedo davanti a me un controller virtuale, ragazzi, davanti ai miei occhi, è una cosa incredibile. Che figata. Non ci posso credere. No! Cazzarola. Wow! Wow! Il platform, ragazzi. Ok, oddio. Ebbene, adesso che devo fare? No, non ci posso credere, ragazzi. Sto dentro questo mostro. Guardate, posso quasi toccare l'erba a terra. È una cosa incredibile, ragazzi, veramente.
una cosa stupenda. Adesso devo tirare fuori un... Che devo fare? Devo schiacciare qui. Ciao. Adesso lo devo lanciare. Adesso lo posso manovrare, guardate che roba. No, non ci può. Oddio. Oddio, mi viene da cascare per terra quando si muove l'ambiente. Aspettate, ragazzi. Mi devo sedere assolutamente. Oddio, mi posso pure abbassare, guarda. Allora, adesso mi sto sedendo perché altrimenti mi viene da cascare quando si muove l'ambiente. No, ragazzi, è una cosa incredibile. Ciao bello! No, quando scorre però mi sento male, ragazzi, veramente. No! Oddio santo. Allora, facciamo impostazioni. Devo assolutamente... No, ragazzi, devo solamente regolare l'ottica, altrimenti sto malissimo quando si muove tutto. Allora, però, per questa volta abbiamo finito questa prova. Ma la prossima, oddio, non trovo il tavolo, ecco, appoggiare il controllo sul tavolo. Allora, oddio, allora la prossima volta farò dei gameplay su questo gioco, ragazzi. Ma adesso non posso. Intanto, guardate che bello il caschetto tutto luminoso, illuminato, che è veramente fantastico. Con tutte queste luci blu che trovano la posizione del caschetto nello spazio. Devo dire che funziona veramente bene la posizione del caschetto nello spazio. Quello che non funziona bene è il fatto che quando ci si muove all'interno dello spazio virtuale, viene proprio da cascare per terra, cioè viene vertigini abbastanza forti. Io già ci soffro, quindi per me è la morte. Però è bellissimo, è una cosa bellissima entrare dentro questo mondo. Veramente sembra di esserci davvero, ragazzi, è una cosa fantastica. Ragazzi, queste sono le opzioni di cui vi parlavo. Nelle opzioni della PlayStation VR, come vedete sopra c'è scritto, siamo nel menu PlayStation VR, che sta sotto, aspetta, ve lo dico ancora meglio, sta sotto dispositivi PlayStation VR e c'è... regola, misura la distanza da occhio a occhio, ok? Questa qui va fatta, questa cosa va fatta in modo da capire, insomma, come vanno regolate le lenti, ok? In pratica PlayStation si adatta alla forma del viso della persona, cioè alla distanza di occhio della persona, e così si mette meglio a fuoco e si vede meglio. Questa è una cosa da fare. Adesso io faccio questa regolazione, poi torniamo al gioco, vediamo un po' se è cambiato qualcosa. Ok, adesso proviamo un altro gioco. Vediamo un po'. Sembra una pesca di quelle da Luna Park. Vediamo un po'. Ma questa è una scrivania, guardate. Oh, posso guardare sotto? No, non ci posso credere. Wow, devo premere? Oh, si è aperta la scrivania, ragazzi, davanti a me. Cosa c'è qua sotto? C'è un aggeggio qui. Ci devo ficcare il controller? Io pesco? Lo devo ficcare qua il controller? Che devo fare? Ah, devo mettere una moneta dentro? Ho messo una moneta, adesso attacco. Ok. Wow. Ho preso un giocattolo, vediamo cos'è. È un videogioco, è un videogiochino. E mo? Ah, posso ruotarlo, guardate. È bellissimo. Ma io non ci posso credere. Cioè, sto proprio in un'altra stanza, ragazzi. Cioè, è una cosa incredibile. E ho vinto questo giochino. E adesso...
adesso mettiamo un altro. Ah, eccolo lì, vedete, si è andato dentro questa teca. Adesso devo mettere un altro gettone. Ficcato il gettone lì. Ciao. Adesso ficco e. Wow. Adesso premendo a destra. No, io non voglio prendere quello. Vediamo un po' cosa mi prende. No, la bomba no, la bomba no. No, me le ha mischiate tutte. Dai, altro gettone, dai. Sì, altro gettone. Voglio prendere questo qua davanti, vediamo se ce la faccio. Dai, dai. L'ho preso? Che gioco? Ah, eccolo, lo scrigno magico, lo volevo questo. Che figo, ragazzi. Wow. Lo posso aprire? Non lo posso ruotare, ma non lo posso aprire. Adesso lo mandiamo dentro. Dove va a finire? A finire lì. Sono all'interno di una stanza, ragazzi. Oh, ma è pieno di gente. Qua c'è anche il cane. C'è il cane. Ma che. No, io non ci posso credere, ragazzi, è una cosa incredibile. Sopra c'è il cielo. Sì, ok, dai, gioco, gioco. Mettiamo un ultimo gettone. Allora, quale posso prendere? Vediamo un po'. Questo qua, mi piace questo a destra, questo azzurro. No, se no c'è questo che è una specie di videopong. Dai, vediamo un po'. Preso! L'ho preso, è quello che volevo. Eccolo qui. Come vedete, giocano a Pong. Guardate, giocano a Pong. Bellissimo, posso ruotarlo? Ma che. C'è un fantasma lì, avete visto? Vabbè, questo lo mettiamo lì. Vediamo dove va a finire. Wow. Eccoli che. Oh, io sono. No, cosa ho fatto cascare, ragazzi? Giocano a Pong, guardate, ho fatto cascare. La videocamera, no, non mi dico che ho fatto cascare la videocamera, ragazzi. Ho fatto cascare la telecamera. Comunque, ecco, guardate che giocano a Pong. Perché io mi volevo appoggiare a questa scrivania, ma visto che non c'è virtuale, mi sono appoggiato alla telecamera, ragazzi. Vabbè, comunque, questo era il PlayStation VR. Per adesso l'abbiamo provato. Più avanti lo proveremo meglio. Ecco, abbiamo finito l'unboxing. No, abbiamo finito l'unboxing di questo fantastico caschetto virtuale. Sì, ciao ragazzi, ciao. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao.